Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora ragazzi, in questo video voglio parlarvi di un tema che non ho mai trattato qui sul canale, ovvero vi parlerò di gaming. In questo video voglio farvi vedere come utilizzare un vostro smartphone o un vostro tablet proprio come se fosse una vera e propria console PSX. Ma detto questo, vediamo come fare subito dopo la sigla. Uno dei primi dispositivi è quello che utilizziamo ogni giorno, ovvero il nostro smartphone. Poi a seguire troviamo un controller con tecnologia Bluetooth, anche 3.0 è molto più che sufficiente per quello che dobbiamo fare, e una Google Chromecast. Poi alla fine vi dirò il perché. Innanzitutto partiamo dal nostro smartphone. Dobbiamo scaricare l'applicazione PSX Emulator, disponibile al momento solo per Android, ma tranquilli gli utenti di iOS perché è in fase di sviluppo. Un'altra cosa che voglio dirvi, che purtroppo l'applicazione è a pagamento, ma credetemi, è un'applicazione ben pagata. Dopo averla scaricata e installata sul nostro dispositivo, dobbiamo eseguire alcune configurazioni. Una delle prime è quella di configurare il BIOS. Quindi una volta che abbiamo avviato la prima volta l'applicazione, dobbiamo fare avvia BIOS e automaticamente l'applicazione si occuperà di scaricare i file BIOS adatti al nostro dispositivo. La seconda configurazione che dobbiamo fare sul nostro smartphone è settare il display, perché di default l'applicazione porta il formato 4:3, ma entrando nelle impostazioni, nelle preferenze dello schermo, possiamo impostarlo in widescreen, in modo tale che durante le sessioni di gioco lo possiamo vedere a pieno schermo. Una volta eseguiti questi tipi di configurazioni iniziali, non resta altro che collegare il controller al nostro smartphone. Nel mio caso è un controller della Vigioti con connettore mini USB che ne consente la ricarica, e con tecnologia 3.0, come ho detto prima, molto più che sufficiente per quello che dobbiamo fare. Per avviarlo in modalità Bluetooth, tenete premuto il pulsante home e il pulsante quadrato, e nel momento in cui il nostro dispositivo ha rilevato il controller possiamo eseguire la fase di pairing. Una volta che l'abbiamo eseguita, dobbiamo ripassare all'applicazione. Questo perché quando questo controller viene collegato all'applicazione, purtroppo non tutti i pulsanti sono mappati, ma nelle preferenze del controller dobbiamo mappare tutti i pulsanti proprio come sono impostati sul controller della vecchia PSX o PS2, e una volta fatto siamo a posto. Adesso passiamo all'area giochi. Prendete il vostro controller, un supporto per collegare uno smartphone a controller che vi uscirà comunque nella confezione, e voilà, il gioco è fatto. Se avete scaricato i giochi sul vostro smartphone o sul vostro tablet, qualsiasi dispositivo esso sia, siamo pronti subito a giocare. Nel momento in cui facciamo avvia gioco, l'applicazione rileverà automaticamente tutti i giochi PSX scaricati sul dispositivo in formato ISO e in formato PNG, e siamo pronti a divertirci. All'inizio di questo video io vi ho parlato anche della Google Chromecast. Allora, vi ho parlato di questo perché non ci dimentichiamo che tutti i dispositivi al giorno d'oggi portano la funzione trasmetti a schermo. Sì, ok, allora nel momento in cui abbiamo una Google Chromecast, una Fire TV Stick di Amazon, o come meglio dire, se qualcuno di voi la possedesse, direttamente una Smart TV, perché facendo la trasmissione del nostro dispositivo direttamente su TV possiamo replicare nostro dispositivo, mettere il dispositivo lì poggiato da qualche parte e utilizzarlo come una vera e propria console, spaparanzarci sul divano e giocare a tutti i nostri giochi preferiti. Allora ragazzi, come avete potuto vedere, io con un semplice smartphone, un controller e una Google Chromecast, o magari se ne avete Fire Stick TV di Amazon e come ho detto prima direttamente una Smart TV, sono riuscito a ricreare l'ambiente della PSX e tutte quelle emozioni che si provavano molti anni fa quando ci mettevamo lì davanti a TV e giocare tutti i nostri giochi preferiti di un tempo. Allora, finendo questo video, voglio dirvi anche alcune cosette per quanto riguarda i dispositivi che ho utilizzato. Vabbè,
tralasciando lo smartphone, che quello noi lo utilizziamo ogni santo giorno, voglio parlarvi del controller, che purtroppo non sono riuscito a trovarne uno uguale al mio, ma qua in basso nella descrizione vi lascio qualche link d'acquisto direttamente su Amazon, configurabile al mio stesso modo, e credetemi non costa nemmeno 20 euro. E l'altra cosa che voglio dirvi è l'applicazione e il PSX Simulator. Per quanto riguarda dispositivi Android, qua in basso nella descrizione trovate il link direttamente al Play Store per poterla acquistarla, scaricarla, configurarla e finalmente utilizzarla. E come ho detto sempre all'inizio video, tranquilli utenti di iOS, perché se andate al sito ufficiale epsx.net, lì potete vedere lo stato di avanzamento dello sviluppo dell'applicazione per il vostro dispositivo. Allora ragazzi, io finisco qui questo video, adesso sono proprio curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi utilizzavate il vostro smartphone come una console, insomma fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, ditemi cosa ne pensate, ma soprattutto se vi è piaciuto questo video vi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, intanto sono partite già le animazioni che vi ricordano di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questo video perché aiuta molto il canale. E ragazzi, lo ripeto di nuovo, come domenica scorsa abbiamo superato abbondantemente i 2000 iscritti e finalmente voi iscritti vi state facendo vedere, e di questo non posso esserne veramente che contento, mi fa veramente molto piacere. Vi ricordo che sono presente anche su Instagram, @mythicosnake, ve lo ricordo l'animazione, ma trovate anche il link al mio profilo qua in basso nella descrizione. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Intanto io prendo il joystick, vado a collegare tutto alla TV, lo smartphone, e vado a giocare anche io. Ciao!